il TCT, la coscienza integrata. Nell'istante in cui la coscienza si integra, te non ti accorgi di niente. Nella stanza, quello che può accadere è che cadono le mura della stanza. Non c'è più il buio, ma c'è l'universo. Te vedi fuori, credendo di vedere fuori. In realtà stai vedendo te stesso, perché tu sei il creatore dell'universo. Tu stai vedendo la tua creazione. Non ci sono più barriere. E non essendoci più barriere, non ci potrà essere neanche nessun nemico. Il nemico vede che c'è una muraglia dove dietro tu ti difendi. Non sa che ci sei tu lì dietro, ma sa che c'è qualcuno, perché c'è qualcuno che ha eretto una muraglia. Nell'istante in cui tu non erigi più le difese l'altro, nell'istante in cui tu vedi nell'altro un prolungamento di te stesso, l'altro manco più te vede e quindi l'altro non ti verrà più addosso, l'altro non ti attaccherà più, perché da una parte tu sei diventato invisibile all'altro, ma vuol dire invisibile che tu non sei più il suo nemico. La coscienza parla in un linguaggio molto semplice. Facciamo un esempio. Quando io chiedevo alla mia coscienza integrata, o spero abbastanza integrata, come faccio a cambiare il mondo esterno? Come faccio a cambiare, a fare la rivoluzione? Come faccio a far capire? E mi compare davanti, io sono visivo, quindi usavano le slideshow, la coscienza mi fa vedere uno specchio e io dall'alto vedo che mi sto specchiando nello specchio, l'esterno è lo specchio. E io cerco in qualche modo di modificare la struttura dello specchio nella mia simulazione mentale. E la coscienza mi dice, ma non cambiare lo specchio, cambia te stesso, la tua immagine cambierà immediatamente. Questo era un concetto chiarissimo. Quando io chiedo alla coscienza, ma perché c'è stata la manifestazione? Che bisogno aveva la coscienza di manifestarsi? E la risposta è, domanda inutile, perché non ci sono le domande e le risposte. Domande e risposte sono un concetto duale. La domanda e la risposta sono la stessa cosa. Pausa di 3 secondi e poi dice, la coscienza non si è manifestata. La manifestazione è la coscienza, perché solo attraverso la manifestazione c'è il fare e nel fare si è. Si viene, si diventa. Se tu non fai nulla, l'universo non si accorge di te e te non esisti. Era lo stesso comportamento che avevano i fotoni. I fotoni, che sono le particelle di luce che trasmettono il campo elettromagnetico. Voi guardate, per esempio, verso la Luna questa notte, vedete le luci delle stelle, ma il cielo è buio, non si vede niente. Sapete quanti miliardi e miliardi di fotoni ci sono? Perché? Perché la luce è invisibile. Tranne quella che mi colpisce, cioè quella che fa qualcosa con me, quella che interagisce con me. Di quella io acquisisco consapevolezza e quindi la vedo. Perché io vedo le cose non come sono, ma come credo che esse debbano essere viste. Perché essendo che io sono il creatore dell'universo, noi tutti siamo i creatori dell'universo, noi abbiamo creato questo universo con un certo grado di consapevolezza. Se abbiamo la consapevolezza sbagliata, crediamo che esistano delle cose che non ci sono e le vediamo in questo modo. Voi prendete un albero, fate 20 persone, 20 disegni dell'albero, scoprirete di aver fatto 20 disegni diversi, ma non perché 20 capacità diverse di disegnare un albero, ma perché proprio quell'albero vi appare in modo completamente diverso.